Buongiorno a tutti, lunedì 10 gennaio 2022. Oggi si torna a scuola, si dovrebbe tornare a scuola. Abbiamo tutti seguito le vicende delle festività natalizie con le regole cambiate sulla base purtroppo di dati Covid molto molto preoccupanti. Negli ultimi giorni i contagi hanno raggiunto cifre da record, oltre 200.000 casi di positività in un solo giorno. Nel nostro paese le ultime stime ci dicono che ci sono quasi 300.000 alunni e 20.000 tra docenti e ATA contagiati, e soprattutto fanno discutere le nuove disposizioni approvate dal Consiglio dei Ministri lo scorso 5 gennaio per gestire eventuali casi Covid di positività. Ricordiamo brevissimamente cosa significa i nuovi casi Covid, come vanno trattati. Con un caso di positività nella scuola dell'infanzia scatta subito la DAD, nella scuola primaria invece devono esservi due casi di positività, nella scuola secondaria con fino a due casi si prosegue l'attività didattica con mascherine FFP2. E con l'avvertenza che coloro che hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni, e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni, scatta la DAD, dal terzo caso in poi di contagio scatta per tutti. Le disposizioni non sembrano convincere, ci sono migliaia di presidi che hanno chiesto la DAD la fine della scorsa settimana. Per almeno 15 giorni il personale è scettico. Ecco, noi abbiamo in collegamento Rosolino Cicero, presidente dell'Ancodis. Rosolino, buongiorno. Ricordiamo che la figura dei dirigenti scolastici è importante, ma altrettanto importante lo è quella dello staff e dei collaboratori. Hanno assunto nell'ultimo periodo, in particolare del Covid, un ruolo chiave centrale. Giusto qualche giorno fa, l'Ancodis ha emesso un comunicato nel quale c'era scritto che rientrare in presenza nella data odierna è un evidente azzardo. Chiediamo a Rosolino qual è il problema, perché, quali sono le problematiche che vi hanno fatto esporre e esprimere queste perplessità sul rientro in classe in presenza. Abbiamo una insicurezza di fondo. In questo momento noi dall'inizio delle vacanze, dal 23 dicembre ad oggi, abbiamo un vulnus sostanzialmente sulla situazione del contagio nella nostra comunità scolastica. Durante le vacanze, ovviamente, si sono persi i contatti con gli alunni, non sappiamo quanti alunni sono stati in contatto stretto dichiarati, non sappiamo se eventualmente ci sono stati casi positivi non dichiarati. In questa assoluta incertezza che mi ricorda esattamente quanto è accaduto lo scorso anno, esattamente come oggi, come questi giorni, in questa assoluta incertezza, noi riteniamo che ripartire e non avere un quadro chiaro di riferimento e dover ricostruire una mappatura all'interno delle nostre scuole è assolutamente complicato. Sarebbe stato utile uno screening di massa graduale a partire dai bambini più piccoli e man mano entrare a scuola. In questo modo avremmo ricostruito il quadro dell'andamento epidemiologico nelle nostre comunità scolastiche e avremmo avuto una ripartenza tutti più serena. Cicero, ascolta, ma anche voi avete sentore o potete pensare, immaginare che la soluzione escogitata dal governo, che in qualche modo allenta le maglie sui controlli, sia anche un modo per evitare, per bypassare il problema dei tamponi? Mi spiego meglio. Sapete bene voi che l'attesa per i tamponi in caso di contagio a scuola è piuttosto lunga. E allora l'impressione da alcune parti è che si sia risolto il problema attraverso appunto queste disposizioni. Sei d'accordo su questo tipo di ipotesi? È una preoccupazione più che un'ipotesi, nel senso che l'anello scuola, a me piace la metafora degli anelli, l'anello scuola che poteva essere assolutamente protetto è stato abbandonato o quantomeno non è stato messo in sicurezza dagli altri anelli che sono in primis l'anello
sanitario con tutta la problematica legata al tracciamento, ai tamponi e ai controlli, e l'altro l'anello, soprattutto per le scuole superiori, dei trasporti. Questi due anelli sono rimasti deboli, debolissimi. Oggi sono saltati, quello sanitario non sappiamo che sta accadendo, ma comunque sia, su questa debolezza si è deciso trovare la soluzione all'italiana. Interveniamo nelle scuole allentando i temi legati alla sicurezza e ai controlli. Rosolino, voi nei giorni scorsi avete anche avuto espresso più di un dubbio sulla gestione, la nuova gestione delle mascherine, nel senso che al 10% del personale viene diciamo, assegnata la mascherina da parte dello Stato gratuitamente, il 90% è invitato a utilizzarla, ma non obbligato e comunque se la deve procurare a proprie spese. Nessuno studente, nessun alunno porta la mascherina FFP2, però di fatto vi sono dei ragazzi, dei bambini che la indossano. Qual è il tuo pensiero? Che sarà una grande difficoltà. Nelle scuole le mascherine sono previste nell'ambito della presenza dentro l'ambiente scolastico, però è pur vero che tenere una mascherina dalle 5 alle 6 ore o anche più è assolutamente complicato e per molti alunni difficile. Ora, immaginare che questa mascherina chirurgica possa diventare una FFP2 per 5, 6 ore o di più, a noi ci appare assolutamente incomprensibile, nel senso che riteniamo che sarà ancora più difficile poter gestire classi con alunni che dovranno permanere nello stesso ambiente per 5-6 ore con la FFP2. Già i docenti che per loro libera scelta hanno deciso di utilizzare la FFP2 nelle loro attività didattiche fanno una grande fatica a lavorare in presenza. Altra domanda, chi gliela fornirà? Sarà a carico delle famiglie? Una mascherina al giorno, una FFP2 al giorno a carico delle famiglie, o sarà il ministero che ce le fornirà, come ha fatto per le chirurgiche. Però vi ricordo che ancora nelle scuole abbiamo una grande quantità di mascherine chirurgiche da smaltire. Sì, questo è un problema che insomma, si trascina da mesi, in moltissime scuole le chirurgiche non vengono utilizzate. Volevo capire invece, voi avete espresso anche dei dubbi riguardo il problema dei supplenti, nel senso che non possono essere nominati dal primo giorno. Qual è la situazione nelle scuole, Rosolino? La norma della legge finanziaria del 2015, se non ricordo male, vieta la possibilità di nominare dal primo giorno sia per il personale docente che per il personale non docente. Adesso noi diciamo, ove il docente fosse impedito dalla presenza per caso positivo o collaboratore scolastico, che è ancora più grave, perché ricordiamoci che i collaboratori scolastici sono ai minimi termini e garantiscono la vigilanza e le pulizie. Le scuole entrano in grave crisi. Allora, per un breve periodo, per il periodo dell'emergenza, interrompiamo, blocchiamo questo divieto e diamo la possibilità, con la dovuta accortezza e il dovuto senso di responsabilità ai dirigenti scolastici, di nominare il supplente già dal primo giorno. Perché oggi in alcuni casi è possibile, ma occorre motivare adeguatamente le ragioni di questa nomina, altrimenti si rischia di incappare nel danno erariale. Chiarissimo. Allora, voi in questo momento credo che avete il massimo delle pressioni e delle incombenze da un punto di vista proprio della gestione della scuola come collaboratori dei dirigenti. Alcuni giorni fa è apparso un articolo, è stato pubblicato sul Fatto Quotidiano a firma di Alex Corlazzoni, anche lui un insegnante, un articolo che parlava proprio di voi. In brevissimo ricordo quello che c'era scritto: reperibili 7 giorni su 7, un lavoro immane, 1.000 euro lordi all'anno. Ecco, si diceva anche che nei festivi e di sera venite comunque contattati proprio per questo ruolo di referente Covid. Le cose stanno proprio così? Assolutamente così. Io posso solo confermare che la figura del referente Covid da 2 anni scolastici, dal settembre 2020, è una figura assolutamente fondamentale nel controllare la diffusione del Covid a scuola. Mi è piaciuto nell'articolo di Corlazzoni, come lui ci ha definito, le sentinelle del Covid a scuola.
È un lavoro che davvero sta impegnando moltissimo i collaboratori e i dirigenti referente Covid, perché ricordiamoci che il referente Covid può essere assunto anche dal dirigente l'incarico, ma ci sono dirigenti che hanno incaricato o loro collaboratori o docenti. Questo lavoro non ha un limite temporale. Può accadere che in un venerdì sera ti arriva la notizia di un bambino positivo e immediatamente devi attivare la procedura della segnalazione all'USCA, perché la sicurezza di quella classe, di quella comunità è assolutamente prioritaria su tutto, e quindi noi non ci siamo assolutamente limitati ad adempiere a questi doveri. L'ultima domanda è proprio su questo argomento. Voi avete svolto anche un sondaggio, avete distribuito dei questionari su questa faccenda del referente Covid, di come è stata gestita e di quanto poco supporto avete a livello di aziende sanitarie locali, nel senso che ecco, spiegaci tu qual è il senso del questionario e quelli che sono i risultati, quello che è emerso dalla distribuzione di queste domande. Dopo le nuove norme tecniche del 3 novembre, a 2 settimane, circa 3 settimane, abbiamo fatto un questionario interno per capire un attimino come andavano le cose, e ci siamo resi conto che per la gran parte, oltre il 50%, 58%, la nuova procedura che ci veniva chiesta di seguire attraverso le nuove norme tecniche si rendeva più complicata e meno facile nella gestione e soprattutto nelle relazioni. Ricordo che in queste norme tecniche è previsto un referente dell'USCA a disposizione dei referenti scolastici. Io ad oggi non ho il piacere di sapere chi è il mio referente all'USCA, tant'è vero che l'unica modalità che ho di comunicazione è la mail e attendere pazientemente una risposta, un riscontro. Non ho un contatto telefonico diretto da poter utilizzare nell'emergenza o per chiedere chiarimenti o per sollecitare una risposta. Rosolino, ma ti risulta che l'attesa per la risposta delle ASL è purtroppo non proprio limitata a poche ore, come dovrebbe essere la norma e come si dovrebbe agire per poi mettere in DAD oppure per lasciare in presenza gli alunni? Assolutamente mi risulta, nel senso che non c'è una tempestività nella risposta. In una prima fase, proprio nei primi mesi dell'anno scolastico, abbiamo atteso anche alcuni giorni, poi sembrava un po' regolarsi nella comunicazione, e dopo di nuovo siamo praticamente da novembre, da quando è uscita fuori tutta questa emergenza con la variante Omicron, siamo tornati davvero ai tempi purtroppo tristi dell'inizio. Certo, non c'è stato mai un supporto, diciamo così, come era stato accordato a livello governativo da parte dell'esercito, come promesso anche dal commissario straordinario Figliuolo, nel senso che dovevano dare una mano alle ASL, non vi risulta che questo si sia mai realizzato? Non commento. No comment. Bene, ringraziamo Rosolino Cicero, presidente Ancodis. Per la sua testimonianza Grazie direttore, grazie a chi ci ascolta. ringraziamo i nostri lettori e spettatori. Alla prossima intervista sui canali della tecnica della scuola.